del video in cui Giulia vi spiega un po' la sua casetta del Enchantimals! È la casa dell'Enchantimals e del panda! Troppo bello! Infatti, ragazzi, non è solo per lei, ma è anche per i bambini giganti di tutti i tipi, di tutti i colori, perché ragazzi, lo ammetto, ci ho giocato anche io e mi sono divertita tantissimo, perché sì, salire le scale, poi ovviamente altri giocatori e così via. Quindi ora lascio la parola a Giulia, però io mi sono divertita veramente molto con lei. Grazie, cioè, allora, a me le cose tanto che adoro in questa casa sono l'altalena, proprio la mia cosa. Pure a me piace! E si può pure smontare, chi non lo sa pure. Va bene, non la smontare. Poi l'altalena che vede. Pure a me piace quello! L'ascensore. L'ascensore che fa arrivare le a letto, alla camera da letto. Nella camera da letto a dormire. Poi le scale che. Amo! Poi c'è il terrazzo! Anche a me piace il terrazzo! Ti piace tutto, ci credo! Mi piace perché praticamente ho giocato con Giulia e facevo tipo che tipo il panda il panda in pratica dava il regalo al suo amichetto fenicottero e quindi era per no, però lei stava giocando con la sua amichetta. Che bei capelli che tiene. Fenicottero, dove stai? Pure la mamma con sto fenicottero perché non lo so prendere. Ma tienimi la mia Enchantimals. Sì, io sono negata, un gelo. Ma tienimi un attimo la mia Enchantimals. Lui è l'animaletto della panda. Il mio animaletto sta sulla panda, non è che cade, poverina. Vabbè, poi loro sono i nostri fenicotteri. Carinissimo. Lui è il suo amico. Allora, il fenicottero piccolo è questo qui. Quando Giulia gioca con me, mi fa sempre essere lei perché a lei piace di più lei. Però mi piace più lei. E sono veramente tanto carine, Giulia. Vai. Mamma, posso stare con fanno anche le diciamo parti loro due. Mamma, posso stare con mio amichetto panda? Certo, tutto solo, però devi stare attento, quindi ciao. E la cosa bella di questa casa Enchantimals è bellissima perché in pratica dentro alla casa esce anche la padroncina del panda e anche ovviamente il panda, che sono troppo adoro belli. Il fenicottero, il panda, guardate sì. Quanto pulcioso, bravissima. Allora poi aspettate, non mi spiegate tu. C'è anche il bagno, ragazzi. Lo scivolo. Allora, ora farò un tour della mia casa mentre gioco. Allora, incominciamo. Anche tu devi giocare, ovviamente. Ce l'hai? Ok, vai! Si comincia a giocare. Allora, io e il panda stavamo a casa, quindi... Stavamo giocando sulla salena. Aspettate un attimo. Mi giro un attimo la casetta perché devo mettere il pandino. Così facciamo una bella introduzione carina. Aspetta, dove ti avvii? Non si può, amore. Sono spuntato, però non si vede perché l'obiettivo sta un po' troppo lontano. Perfetto. Giriamo. Nella nostra casetta. Aspettate, mamma mia. Vabbè, tu stavi sull'altalena e io stavo lavando i piatti. No, non è vero. Io ti stavo spingendo, vai. Ti vado a sedere, mi vado a sedere. Anzi, sediamola. Oh, bella. La mia stella non si tocca. Capito. Ok, fa. Digiti. Davanti si busta, non ti sembra normale? No. Scusate, perché non usciva. Però un po' di così. Piccolo bandino. E sono arrivati dei nostri amichetti. Io volevo lasciare. Vado a vedere. Chi è? Sono io, la tua amichetta.
Va bene, lasciamelo. Ciao, 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 ciao. Se mi diverti che fai bravo, fai bravo. Ora ti ciao porti. Amico, come va? Tadà, sono salita sopra qua. Questa la cena è basta. Feni, andiamo su in terrazza oppure sulla camera della tua padroncina? Sì, arrivo. Feni, dove stai? Ok. Ah, comunque ora sarò il tour e penso, ok. Allora, vi farò il tour prima del giardino. Non finirò. Allora, il nostro tour del giardino c'è l'albero ovviamente che sostiene l'altalena con questo puntino. Ma tu mi stai facendo giocare con la mamma? Sì. Poi l'erba, il prato, le scale e così. Poi abbiamo la casetta di un'altra Enchantimals che mi dovrò andare a comprare. Poi il terrazzo, il bagno con lavandino del piccolini e delle grandissime Enchantimals. Poi il letto grande delle Enchantimals. Dove si fanno anche le davanti loro due. E il letto piccolo degli Enchantimals. Poi c'è il tavolo con la frutta, il tè, la tazzina, il miele, l'ascensore, l'altalena e... Dove sta lo scivolo? Aspettate. Ed ecco qui il nostro scivolo che a volte lo tolgo e lo metto in una scatola perché non so dove metterlo perché mi dà un po' fastidio. Poi abbiamo le casette degli Enchantimals. Questo qui. Ah, e... C'è la cosa fondamentale. Anche le acrobazie loro due. La cosa fondamentale che non vi ho detto perché possono cadere i nostri piccolini quando mangiano. Allora abbiamo la sedia che poi si può mettere e si può togliere. Il barretto, non mi viene il nome, come si chiama? Vabbè, lo metti sopra e lui può mangiare tranquillamente senza cadere e senza sporcarsi e se niente. Quindi ragazzi questo è il video della mia casa tour Enchantimals. Spero vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo. Aspetta, levo un po' l'altalena così io mi metto nel buco dell'altalena. L'altalena si può togliere. Questo era il video, spero vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo. Iscrivetevi a Instagram Margie Giulia Kawaii_official, su Facebook Margie Giulia Kawaii Real, sul secondo canale Margie TV e su Musical.ly @ Margie Giulia Real. Se volete le maglie, le cover o le tazze, nuovi cuscini e altre cose, andate su www.margiegiuliacawaii.it. Vi consiglio di andarci perché sono veramente fenomenali, sono stupende. Se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, iscrivetevi al canale. Se invece non vi è piaciuto